Eccoci, bentrovati, decimo appuntamento, e grazie come sempre dell'attenzione, dei commenti. Il libro di oggi non saprei bene come classificarlo, in quale genere, perché potrebbe essere definita una biografia. Una l'abbiamo già trattata, quella di Edoardo, ma in verità è qualcosa di diverso da una biografia, anche perché l'autore di questo libro non ha mai conosciuto il protagonista di questa ricostruzione. Allora, forse più che una biografia potrebbe essere un'inchiesta, l'inchiesta su di una vicenda che ha colpito molto chi conosceva il protagonista di questa storia quando questa vicenda si è consumata. Allora partiamo da qui, partiamo dal fatto. È la notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987, sono passati 33 anni più o meno. E verso l'alba di quella mattina un uomo che ha poco più di 70 anni si veste, esce dalla sua stanza, esce di casa e di lui non si saprà mai più nulla. Esce di casa e sul comodino, a fianco al letto, ha lasciato alcuni oggetti che però parlano di lui e parlano per lui. Ha lasciato l'orologio, la scelta di rinunciare a calcolare il tempo, a vivere il tempo. Ha lasciato gli occhiali. Per un uomo come lui, la lettura, era stata una parte fondamentale della sua esistenza. Ha lasciato le chiavi di casa e le chiavi della facoltà, perché lo vedremo tra un istante. È un intellettuale, è un docente, un professore fuori ruolo, ha insegnato tutta la vita economia, politica economica e finanziaria all'Università di Roma e ha lasciato il libretto degli assegni e il passaporto. Insomma, gli oggetti fondamentali di una vita, di un'esistenza, di una quotidianità. Esce di casa e letteralmente scompare. È un intellettuale, è un economista tra i più autorevoli e significativi del suo tempo, è un uomo ammirato, ascoltato, letto, con il quale molti discutono. E lascia la sua casa nella sua città, quella che a tutti gli effetti è stata per decenni la sua città, anche se lui è nato a Pescara. Si chiama Federico Caffè. È stato un docente insigne, illuminato della Facoltà di Economia a Roma. Tra i suoi allievi ci sono personalità illustri, Pierluigi Ciocca, Mario Draghi, Ezio Tarantelli, tanti tanti altri. Di lui non si saprà più nulla, anche se dal giorno successivo alla sua scomparsa improvvisa le ipotesi e le congetture si susseguono. Le ricerche innanzitutto cominciano da subito, riguardano le forze dell'ordine, come ovvio, però anche i suoi colleghi, i suoi amici, gli studenti che gli sono affezionati. Tra le tante congetture c'è anche l'ipotesi di una perdita momentanea della memoria. Alcuni studenti, allievi, assistenti vanno la notte alla stazione Termini a vedere se per caso tra i senza tetto non ci sia anche quel loro professore così stimato e così amato per ricondurlo a casa, ma non lo troveranno mai. E il rimando è abbastanza immediato e dovuto ad un'altra scomparsa illustre, quella di un fisico, Ettore Majorana, anche lui scomparso nel nulla molti anni prima della scomparsa di Federico Caffè. Nel 1975 Leonardo Sciascia dedica alla scomparsa di Majorana, la scomparsa di Majorana, il titolo un saggio, un volume, che viene ristampato e ripubblicato nel 1985, quindi 2 anni esatti prima della scomparsa di Federico Caffè, e si può supporre, qualcuno suppone, in questo libro si suppone che il professor Caffè possa avere letto il volume di Sciascia, non per trarne ispirazione, ma per comprendere qual era stato il travaglio umano, intellettuale che aveva investito Majorana. Si suppone che la scomparsa di Majorana possa essere dovuta alla consapevolezza da parte del grande scienziato della tragedia che si riversava sull'umanità con le scoperte sulla questione atomica. E c'è chi ha supposto che la scomparsa di Majorana sia coincisa con la scelta di ritirarsi per sempre dalla vita pubblica, ma non per suicidarsi, per entrare ad esempio in un convento. Si cita nel romanzo, nel libro, nel saggio di Sciascia, anche se non in modo esplicito, si fa riferimento ad una famosa certosa di Serra San Bruno, dove qualcuno mormora, suppone che si sia potuto riparare
per sempre anche uno dei membri dell'equipaggio del B-29 americano che sganciò la bomba su Hiroshima. Vedete quanti intrecci ci sono. E allora la domanda è: perché scompare Federico Caffè? Forse anche lui, al pari di Majorana, ha misurato il fallimento, delle sue analisi, delle sue ricette. È lo spirito del tempo che domina su di lui in una chiave così negativa? Ma chi era questo grande economista? Era uno studioso della dottrina, era un keynesiano. Per lui, come per tanti altri economisti che si sono formati alla sua scuola, al centro dell'economia dovevano sempre essere le persone, i bisogni. Dirà, scriverà, l'uomo conta 1.000 volte più del profitto. E non è un profeta di sventure, non è uno studioso che fa del cupore la chiave di senso della sua produzione, della sua attività. Lui è un riformista radicale, persino a volte eretico, ed era un uomo che ha dedicato alla dimensione dello studio, della formazione, della ricerca, l'intera sua esistenza. Un suo amico, un suo interlocutore, Valentino Parlato, uno dei fondatori del Manifesto, racconta un episodio, un aneddoto molto significativo quando, passeggiando nella facoltà assieme a Federico Caffè, il professore gli indica un gruppo di studenti che lo sta attendendo dinanzi al suo studio, e gli dice: "Vedi quelli? Sai chi sono quelli?" E la risposta è bellissima. Dice Federico Caffè: "Quelli sono tutti i libri che io non ho scritto." E dovrebbe sempre essere così il passaggio di testimone, di ruolo tra le generazioni. Qualcuno porta avanti un progetto, una visione, un'analisi, una proposta, e poi arriva fino ad un certo punto del sentiero, e quando deve fermarsi, perché l'età, perché altre ragioni lo costringono a fermarsi, c'è qualcun altro che prende in mano quel testimone e lo porta avanti, che è un concetto molto diverso da quello di fare tabula rasa di tutto ciò che è avvenuto prima. Caffè citava un grande economista del passato, Alfred Marshall, e anche lui si chiedeva se l'interesse per lo studio dell'economia consistesse nella speranza che la povertà e l'ignoranza possano essere gradualmente eliminate, ed è una bella missione, una bella vocazione per la dottrina economica. Anche questa scelta di tenere unite la dimensione, il problema, il dramma della povertà e la dimensione, il problema, il dramma dell'ignoranza, perché poi povertà e ignoranza molto spesso sono sorelle nella sorte e nella sventura di molti. Anche quel gradualmente dà il senso della volontà di percorrere un tratto di strada. È un personaggio veramente particolare e importante. Vivrà anche dei dolori negli ultimi anni della sua vita. Praticamente assisterà, o comunque udirà, i colpi che assassineranno Ezio Tarantelli nel cortile di quella facoltà. Tarantelli, suo allievo, tra quelli che aveva più interpretato il pensiero del maestro. Quell'omicidio, è un colpo di coda delle Brigate Rosse, anche se ce ne saranno alcuni altri, ahimè, negli anni successivi. Nel luogo, nel cortile dell'omicidio di Tarantelli, c'è una targa, un cippo che dice: "L'utopia dei deboli è la paura dei forti." E questi uomini, questi profili, ci hanno consegnato anche questa testimonianza. Era un professore, abbiamo detto, un docente, come tutti i grandi professori, i grandi docenti. Si racconta in questo libro che quando entrava nell'aula c'era il brusio degli studenti, ma gli studenti si tacitavano subito e lui prendeva la parola. Parlava senza enfasi, senza retorica, sembrava che parlasse assolutamente a braccio, invece, come tutti i grandi professori, aveva una scaletta molto dettagliata delle cose che voleva dire. Anche questo l'ho sempre trovato un elemento di rassicurazione di ciascuno di noi. Non mi convince l'idea che l'improvvisazione, per definizione, debba coincidere con il talento, la capacità. Prepararsi, è una forma di rispetto verso le persone con le quali intrattieni una conversazione, una lezione, un discorso. Sono gli anni in cui lui critica, i chiari e insinuanti inviti ad arricchirsi, l'appello ad arricchirsi. Avete presente Gordon Gekko e Wall Street, l'avidità, ragazzi, è il vostro futuro. Lui critica l'assenza di regole, una certa deregolamentazione dell'economia, un certo razzismo sociale che intravede.
È un libertario, così viene definito, gli ripugna l'idea di uno Stato forte, autoritario. Per lui il concetto di Stato è passione civile, è cultura individuale e collettiva, è premura per la sorte degli altri, del prossimo. E quindi vedete quanto parla di noi alla luce di quello che stiamo vivendo in queste giornate, in queste settimane. Politicamente, Federico Caffè conosce la stagione dell'azionismo, è un uomo di sinistra, nella sinistra e con la sinistra dialogherà nel corso di tutta la sua vita. Ad un certo punto Enrico Berlinguer sceglie di proporgli una candidatura per il Parlamento della Repubblica, è un grande dirigente comunista, Luciano Barca si reca in missione dal professor Caffè sottoponendogli questa proposta. Il professor Caffè si riserva di ragionarci per alcuni giorni e poi a Barca dà la risposta negativa e dice no, caro Barca, la prego di dire al segretario Berlinguer che non posso accettare questa sua proposta perché non posso tradire i miei studenti. Mancano pochi anni alla fine della sua attività accademica e vuole seguire i suoi studenti sino all'ultimo. E poi intreccia rapporti con tanti personaggi della vita politica ed economica del paese, amico di Giorgio Ruffolo, con cui vanno insieme ad ascoltare i concerti al Teatro Argentina. Raccontano coloro che lo conoscevano bene che lui rovesciava la logica più abituale, quella che tutto sommato riguarda molti di noi. Siamo tesi, tendenti ad essere più sciolti nel dialogo privato, magari intorno al tavolo con degli amici, e più impacciati nella dimensione pubblica. Lui no, era l'opposto, più impacciato nella dimensione privata. È più diretto, più sciolto, più spontaneo con i suoi allievi. Non era un fautore del disavanzo pubblico, in questo era davvero un teorico keynesiano. Però, che cosa importava il disavanzo pubblico se non c'era al centro di tutto la qualità dei servizi da offrire alle persone? Vedete che anche in questo caso parla di noi, della cronaca di queste ore, dei posti letto nelle terapie intensive. Era un riformista laico, concreto, qualcuno l'ha definito un riformista estremo, pensava che l'Italia dovesse davvero scardinare i limiti di quella controriforma che aveva tutto sommato rallentato e impedito un lungo processo di modernizzazione del paese. Il mercato da solo non bastava, è stato un po' un punto di riferimento della sua ricerca e sosteneva che una società dove vi sia anche un solo disoccupato è una società con una ferita aperta, perché sosteneva la piena occupazione non è solamente il risultato, l'effetto di una maggiore produttività, ma è la garanzia di una maggiore dignità umana. Dignità umana, ci serve davvero tanto in questo nostro tempo. E alla fine dove lo portava, dove lo conduceva questo suo ragionare? L'idea che l'utopia non è altro che l'affermazione di una civiltà possibile contro le strettoie del presente. Anche questo era il professor Federico Caffè, che scompare nel nulla nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987. E il libro di oggi è stato scritto da Ermanno Rea e si intitola L'ultima lezione, la solitudine di Federico Caffè, scomparso e mai più ritrovato. Molte più cose di quelle che io vi ho raccontato in questi minuti sono contenute in questo libro di un grande intellettuale, di un grande scrittore, forse avrete amato e conosciuto Mistero Napoletano, ma questo libro ci parla davvero del tempo che abbiamo davanti, non soltanto del tempo che abbiamo alle spalle. C'è una splendida citazione di quel solito genio di John Maynard Keynes ad aprire questo volume. Dice: dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era, dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era. E nel frattempo dobbiamo apparire eterodossi, problematici, pericolosi e disubbidienti agli occhi di coloro che ci hanno preceduti. Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova era e dobbiamo essere tutti, ciascuno per la sua parte, eterodossi, un po' eretici, disubbidienti, problematici, pericolosi per quelli che ci hanno preceduti. È un bellissimo libro, se riuscite a trovarlo, recuperatelo. Ermanno Rea, L'ultima lezione. Grazie, se vi va domani.